Allora, benvenuti al secondo appuntamento del breve ciclo di webinar che ha pensato l'associazione DISAL sul tema preparare gli esami di Stato del 2022. Dopo 2 anni di pandemia, torniamo, pur in mezzo ancora a delle situazioni non semplici, ovviamente, lo sappiamo, a cui si sono aggiunte anche le complicatezze della guerra e anche della dover accogliere studenti che magari saranno anche in età di esame nei nostri istituti. E dicevo, è il secondo appuntamento perché abbiamo affrontato settimana scorsa una prima lettura critica delle ordinanze ministeriali grazie agli interventi di Elena Cappai e di Giuliano Bocchia, che sono dirigenti tecnici rispettivamente in Piemonte e in Abruzzo. E oggi invece concentriamo, no, la nostra attenzione sulla prova di italiano, quella che per l'esame di secondo ciclo è la prima prova. Di per sé non è obbligatorio che sia la prima prova per l'esame del primo ciclo, però diciamo che è in ogni caso la prova di italiano e ha sicuramente un peso importante. Ritorna, dicevamo, dopo 2 anni la prova scritta di italiano, ma ritorna una prova che era già stata rivista, ripensata negli ultimi anni. Sicuramente da tempo il cosiddetto tema di italiano non è più fondato sulla restituzione di conoscenze delle varie discipline da parte dello studente, ma molto di più punta sulla capacità in chi lo svolge di collegare i saperi acquisiti a scuola, di metterli in relazione con le proprie esperienze, le proprie curiosità di vita intellettuali. Contano ovviamente tutti gli aspetti di coesione e di coerenza del testo, sono due parole, coesione testuale, coerenza testuale, che negli ultimi 15-20 anni hanno acquisito un ruolo e una funzione importante anche nelle indicazioni nazionali. Conta anche la padronanza di un lessico adeguato e la capacità di modulare il proprio lessico adeguato rispetto al contesto a cui ci si rivolge nel momento in cui si fa una certa prova scritta o si produce un testo scritto. Ma ovviamente conta anche, e questa è un'osservazione che è molto centrale, la capacità di impostare e svolgere una argomentazione, non soltanto una semplice esposizione. Questo vale anche su tanti aspetti anche nel primo ciclo. Quindi, come abbiamo già fatto anche settimana scorsa, vogliamo anche riporci a una domanda di fondo. Qual è il valore di una prova scritta di italiano? Che valore ha questa prova in relazione all'esame di Stato nella sua complessità? E come preparare gli studenti a questa prova? Su questo ovviamente mi sia permesso un piccolo nota bene. Il curriculum di scrittura è, se dovessimo paragonare il curriculum di scrittura a una gara podistica, ecco, direi che è molto di più una maratona che i 100 metri. Cioè, richiede un lavoro lungo, un addestramento importante e anche poi una messa in campo che dura degli anni. Poi è chiaro che c'è anche il momento dello sprint finale e c'è il momento dell'esame di Stato, però è evidente che se non c'è un lavoro a monte sul curriculum di scrittura, il rischio che l'esame di la prova di italiano possa risultare avulsa o poco chiara nel percorso che fanno gli studenti, sia nel primo che nel secondo ciclo, ovviamente c'è. Quindi ci interessa guardare gli esami di Stato come uno stimolo, un'occasione per riguardare al percorso fatto e magari anche per fissare dei paletti per il lavoro che come dirigenti scolastici, come docenti, dobbiamo, possiamo impostare anche per gli anni successivi, cioè un'occasione di verifica. Con chi facciamo questo lavoro di confronto? Allora, lo facciamo prima attraverso una video intervista che Luca Serianni ci ha concesso a metà febbraio. L'ho personalmente intervistato al 14 di febbraio, perché a quella data
le ordinanze ministeriali sembravano molto vicine, ma in realtà non sono state così, non sono state emesse poi immediatamente. Abbiamo dovuto aspettare purtroppo qualche settimana, ma di fatto le indicazioni e quello che emerge dal colloquio con Serriani sono ovviamente indicazioni validissime. Sul perché intervistiamo Serriani non mi dilungo perché lo presento all'inizio dell'intervista. La seconda persona invece con cui dialoghiamo, e qui ce l'abbiamo in presenza, è Daniele Gommarasca, che è preside della scuola secondaria di primo grado La Zolla di Milano ed è docente da ormai molti anni di un laboratorio di scrittura presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. E con lui dialogheremo proprio chiedendogli che cosa vuol dire, da un lato, costruire un curriculum di scrittura nell'arco dei 3 anni e dall'altra come possiamo guardare all'esame di Stato quest'anno come un'occasione di verifica del percorso fatto e come, ci tengo questo a dirlo, un'ulteriore occasione formativa, la prima anche importante prova e quindi occasione formativa per i nostri studenti che concludono il primo ciclo di istruzione. Concludo con un nota bene, sia rispetto all'intervista di Serriani, quello che sarà possibile perché non risponderà direttamente Serriani, sia per l'intervento di professor Gommarasca, è possibile, come nel webinar scorso, porre delle domande in chat. Poi dopo io le leggo e cerchiamo di rispondere assieme. Laddove dovessero esserci delle precisazioni ulteriori che richiedono del tempo, vi rimandiamo a ulteriori materiali che potremo pubblicare sul sito DISAL. Già sul sito DISAL, come sul canale YouTube dell'associazione DISAL, potete trovare la registrazione montata, sistemata dello scorso webinar e così accadrà anche di questo. Benvenuti a tutti e a tutte. In avvio di questa intervista, che ha come oggetto la prova di italiano negli esami del primo e secondo ciclo, ringrazio a nome di Ezio Delfino, che è il presidente nazionale di DISAL e della direzione nazionale DISA, il professor Luca Serriani per la disponibilità che ci ha dimostrato nell'accettare il nostro invito. Presentare in maniera esaustiva Luca Serriani richiederebbe molto tempo, e allora provo a tracciarne un profilo sintetico, linguista, filologo. È stato allievo di Arrigo Castellani, che è stato uno dei padri dei moderni studi di linguistica storica. Luca Serriani è stato professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università della Sapienza a Roma, socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e anche vicepresidente della Società Dante Alighieri. Ed è indiscutibilmente oggi uno dei nomi, delle figure di riferimento nel campo degli studi sulla lingua italiana. In particolare, però, per l'oggetto della nostra intervista, oltre ad avere scritto a più riprese sul tema dell'insegnamento alla scrittura nel curriculum di italiano, ha presieduto una commissione voluta dal Ministero dell'Istruzione, allora mi pare che la guidasse il Dicastero la ex senatrice Valeria Fedeli, e che aveva come obiettivo riguardare, in qualche modo riformare, le tracce proposte agli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo. Io, proprio in vista del ritorno della prova scritta di italiano nel primo e secondo ciclo, intervistiamo Luca Serriani e vorremmo fare con lui un passo indietro, tornare ai lavori di quella commissione che hanno portato peraltro alla stesura di due documenti. Uno si chiama documento di orientamento per il primo ciclo, l'altro si chiama documento di lavoro per il secondo ciclo. E la prima domanda che poniamo a Luca Serriani è la seguente: quali necessità si erano individuate in quella sede con il gruppo di lavoro da lei presieduto? E sottolineo in particolare due fattori che, anche diciamo così, per la mia formazione, mi sono parsi fin da subito decisivi. Per il primo ciclo, la centralità del riassunto. E per il secondo ciclo, oltre al richiamo alle competenze di base, ci mancherebbe, si è messa in posizione centrale la questione delle competenze specifiche, che riguardano il focus del tema o dello scritto di italiano in generale. Un focus che deve tenere in considerazione del contesto in cui si inserisce il testo redatto nella prova.
Mi sembrano due fattori che sinteticamente descrivano tanti aspetti dell'insegnamento e dell'apprendimento dell'italiano. E volendo così, in modo un po' umile, citare Dante, mi sembra che le potremmo sintetizzare in questo modo. Apri la mente a qualche io ti paleso e fermavi dentro, che non fa scienza senza lo ritenere avere inteso. Il riassunto e la percezione del contesto in cui mi inserisco con il mio scritto di italiano mi sembra che siano elementi decisivi per far sì che uno studente possa restituire anche in modo personale, originale, quello che ha appreso. Grazie ancora a Luca Siriani e a lei la prima risposta a questa domanda. Grazie sia dell'invito sia della domanda. Dunque, la centralità del riassunto è stata affermata recentemente da una voce particolarmente autorevole, che è quella di Pietro Curzio, primo presidente della Corte di Cassazione, che in occasione del discorso inaugurale davanti al presidente Mattarella, alla ministra Cartabia, in una sede quindi molto solenne, ha detto, fra l'altro, che è mediamente di cattiva qualità l'italiano dei giovani magistrati, e ha esortato a mantenere le prove scritte alla maturità, continuo a chiamarla così per comodità, e anche ha insistito sull'importanza del riassunto. A me questa sottolineatura è parsa particolarmente significativa perché viene da un mondo esterno a quello della scuola, ma in cui la parola, come sappiamo, nel diritto è particolarmente importante. Quindi certamente il riassunto è una pratica fondante, permette anche di verificare quanto l'alunno abbia capito dal testo che legge. Questa è una variabile molto importante, non si tratta solo di scrivere, ma prima ancora di comprendere. E non dimentichiamo che la maggior parte dei nostri studenti, una volta diventati adulti, avranno scarse occasioni di scrivere, ma tutti quanti avranno continue occasioni di leggere e di capire. Per quanto riguarda invece l'esame finale, quello appunto che chiude gli studi, noi abbiamo inteso certamente far riferimento a un contesto in cui collocare la prova, ma anche cercare di sollecitare i versanti più diversi in modo da far sì che lo studente, nei limiti del possibile, si trovasse a suo agio nel trattare un argomento, eventualmente anche sfruttando sue personali conoscenze extrascolastiche. Questo è un dato importante, pensiamo per esempio alla diffusa dimestichezza, al diffuso interesse che i diciottenni hanno per la musica contemporanea, per la musica pop, e quindi alla possibilità di innestare anche nel circolo del discorso dell'esame della maturità, se la traccia lo consentiva, un argomento del genere. Quello che vorrei osservare è che, guardando le tracce che sono state effettivamente assegnate dal Ministero o che il Ministero ha proposto come esempi, questo auspicio è stato pienamente realizzato. Io mi sono preso qualche appunto di questi esempi. C'era un articolo di Montanari sul patrimonio culturale, in cui c'era un lessico colto, quello a cui uno studente di superiori deve un po' abituarsi, la campagna antropizzata, oppure dittatura totalitaria del presente, ecco, immagini usate anche con un certo valore figurato. Oppure un'altra proposta sulla vita, come è influenzata dalla domotica, questa rivoluzione tecnologica che può modificare anche le abitudini più tradizionali e familiari, oppure l'eredità del 4 novembre. In proposito di quest'ultimo esempio, vorrei sottolineare che la storia è particolarmente importante, ma noi, eliminando il tema storico come casella autonoma, abbiamo inteso proprio rivitalizzare la storia, permettendo a argomenti storici di entrare in un circuito più vasto. Questo lo dico perché prima di questa riforma c'era il tema storico, ma il tema storico spesso
consisteva in tracce assolutamente non abbordabili. Io me ne sono appuntate due. Una traccia invitava a riflettere sui paesi BRICS. Allora, già l'acronimo non è proprio, diciamo, usuale, ma soprattutto la formulazione era questa: individuare, descrivere le vicende nel corso del XX secolo in due di questi paesi. Ora, se si prende la Russia, i ragazzi forse sono in grado di dire qualcosa, la rivoluzione d'ottobre, ma sfido il ragazzo medio, anche bravo, a soffermarsi sul Brasile, sul Sudafrica. Ecco, quindi era chiaramente un tema non proponibile. Oppure, altro esempio, le polemiche sul confine orientale in Italia dal patto di Londra 1915 al trattato di Osimo 1975, soffermandosi con particolare attenzione sugli eventi dal 1943 al 1954. Stiamo parlando di un esame di maturità o di un esame per entrare nella carriera diplomatica? Ecco. Invece la riflessione sul 4 novembre, quello che ha significato, quello che significa anche per noi oggi, è una vittoria, ma una vittoria sì, che possiamo naturalmente celebrare, ma non dimenticando, e in genere non ce ne dimentichiamo mai, dei lutti che in particolare la Prima Guerra Mondiale ha determinato. C'è un'altra considerazione che vorrei fare. Se noi andiamo a guardare quali sono state le scelte concrete degli studenti, beh, vediamo che queste scelte si sono, come si dice, spalmate su varie tracce. Mentre ricordiamo tutti che in precedenza gli studenti si concentravano sulle tracce considerate più abbordabili, in particolare sul cosiddetto tema di attualità, che è una specie di refugium in cui, non avendo possibilità di soffermarsi né sui confini orientali né su Ungaretti, ci si rifugiava perché qualcosa si riusciva a dire. L'idea invece di far sì che ogni studente scelga il tema che gli è più congeniale mi sembra un risultato positivo. Ecco. Quindi le riflessioni sono queste. Soggiacente a tutto c'è naturalmente l'attenzione agli aspetti linguistici, e non perché io faccia questo mestiere, ma perché mi sembrano aspetti importanti, e quindi si chiede anche, a proposito del commento al testo letterario, si può chiedere anche qualche riflessione puntuale su singole parole che il dato poeta ha usato, si può chiedere, non necessariamente, si può chiedere la parafrasi di alcuni versi, cioè si possono mettere in atto tutte quelle procedure che permettano di verificare se il testo è stato capito, senza naturalmente impedire che lo studente possa svolgere il tema letterario in modo più classico, cioè facendo i riferimenti al contesto italiano ed europeo. Però ci sono una serie di domande. Ecco, il fatto del tema come occasione di scrivere qualcosa senza una linea, questo, ecco, ci sembra, almeno la nostra intenzione era superare questa visione. Tra gli studenti serpeggia la paura, in qualche caso questa paura si trasforma anche in forme di protesta, più o meno legittime, del ritorno delle prove scritte. Ed è una paura che da un lato deve essere anche compresa, cioè giustificata dai 3 anni, ci metto dentro anche questo, vissuti, diciamo così, sicuramente in modo molto particolare, speriamo anche un po' unico e che non si ripetano a breve altri anni così. D'altro canto, mi sembra che ci sia una ragionevolezza anche nel sostenere il ritorno, ad esempio, della prova scritta di italiano. E allora, che cosa si sente di consigliare ai nostri studenti in vista della prova? È una prova che ha anche un po' lo spauracchio dell'essere prova nazionale, cioè di una prova che cala dall'alto con queste buste che arrivano con i carabinieri o polizia nelle varie scuole. Quali sono quindi i punti solidi su cui può appoggiare la stesura di una buona prova scritta e, da un certo punto di vista, mi viene da dire anche in primis, la scelta di una buona prova scritta, cioè la scelta della mia prova scritta d'esame? Perché questo, secondo me, è un aspetto importante su cui magari possiamo aiutare per accenni i nostri studenti.
Allora, prima di tutto, a proposito della paura degli studenti, devo dire che è del tutto comprensibile. Tutte le generazioni di studenti che si sono succedute negli anni hanno avuto la stessa paura, insomma, quindi è del tutto normale. E devo anche dire che, no, che normalmente le proteste che si sono svolte dagli studenti sono state civili e così ragionevoli. Detto questo, però, aggiungo che la paura deve essere obiettivamente ridimensionata perché la prova calata dall'alto si verifica solo per la prima prova, appunto quella di italiano, ma la seconda prova, di cui non sottovaluterei l'importanza, senza seconda prova, per esempio, la matematica scompare letteralmente perché non può essere risolta da un colloquio. È difficile pensare che un colloquio di matematica avanzata possa verificare la padronanza degli studenti. E la matematica interessa circa un terzo complessivo degli studenti che si presentano all'esame. Quindi la seconda prova, latino, classico, matematica, lo scientifico e così via, è scelta dai docenti della scuola. Quindi chiaramente i docenti terranno conto di quello che i loro studenti hanno appreso, di quali sono state le difficoltà. E lo stesso discorso vale per l'orale, che è tutto sommato programmabile quando si parla dell'esperienza del PCTO, insomma, la scuola al lavoro, anche qui questa proliferazione di termini nuovi e di sigle inutili, insomma, è deplorevole, oppure dell'educazione civica, beh, gli studenti hanno molto tempo per pensare ad un discorso che funziona. Quindi, soffermiamoci invece sulla prova di italiano. Beh, in realtà questa prova, proprio per la varietà degli spunti proposti, richiede semplicemente due cose, entrambe importanti. La prima è un sufficiente dominio delle strutture formali dell'italiano, ma parliamo comunque di studenti che hanno alle spalle la bellezza di 5 più 3 più 5, 13 anni in cui sono andati a scuola. Certo, possono anche aver imparato poco sul piano della scrittura, ma voglio sperare non tanto poco da dover temere questo aspetto. L'altro dato importante, e quello sul quale mi permetterò di dare un consiglio, è il tipo di preparazione, che deve essere il più possibile una preparazione aperta, a vari indirizzi. È chiaro che la prima cosa che ogni studente sa, senza bisogno che glielo dica io, è riprendere in mano le varie materie, non solo l'italiano, studiate durante l'anno e richiamare, appunto, alla luce proprio del verso di Dante che è stato ricordato, non fa scienza sanza lo ritenere aver inteso, e richiamare i concetti portanti. Ma oltre a questo, deve andare anche in altre direzioni e in particolare sfruttare il fatto che, a differenza di 10 o 15 anni fa, la produzione editoriale italiana presenta una serie di saggi di alta divulgazione su molti temi, che vanno dall'astrofisica alla medicina. Pensiamo a qual è stata la proliferazione di saggi mediamente efficaci scritti dai virologi in occasione della pandemia. E anche alla storia, ovviamente, o al diritto. Insomma, lo studente che si guardi un po' intorno ha la possibilità di approfondire, non per obbligo, ma proprio per sua curiosità. Pensiamo agli studenti che sanno già quale sarà, gli studenti che decidono di continuare gli studi, intanto, e che sanno già, in genere lo sanno, a questa altezza cronologica, qual è la facoltà in cui si iscriveranno. Tutto sommato non è male che loro approfondiscano, e già in questa sede, partendo da studi di buona divulgazione, i temi che poi si troveranno ad affrontare ad un livello universitario. Quindi una buona preparazione può consigliare queste letture che dovrebbero essere libere, cioè lo studente dovrebbe essere in grado di scegliere
quello che attraverso una visita in libreria, ovviamente attraverso un viaggio nella rete, in cui lo studente si muove meglio del suo docente, per definizione, e vedere quello che può interessare. E poi, questo mio vecchio pallino, è molto utile abituarsi, da qui fino al momento della maturità, a leggere l'editoriale di un grande quotidiano. Quindi ad affrontare attraverso il tema tipico dell'editoriale, che sono temi geopolitici, proprio in questi giorni si parla molto di Russia e di Ucraina, secondo la pronuncia locale, o Ucraina secondo la pronuncia russa, persino la pronuncia rischia di essere un fatto marcato ideologicamente. E quindi riflettere su come il giornalista, l'editorialista, non sempre un giornalista, spesso sono politologi, ha impostato il suo discorso, come ha argomentato. La parola argomentare, argomentazione, ritorna molto spesso, perché è un elemento importante, e quindi abituarsi a confrontarsi con un testo ben scritto, dove ben scritto indica proprio il fatto che è stato scritto con efficacia per arrivare ad una determinata conclusione e farlo in modo efficace, in modo che il lettore del quotidiano non si stanchi di arrivare alla fine. Ecco, è un ottimo esercizio, tutto sommato non particolarmente oneroso. È un esercizio che naturalmente, con la guida dell'insegnante, può essere anche strutturato in un compito scritto in vari modi. Però lo studente e la studentessa possono arrivarci per conto loro, ed è questo il mio auspicio. Numero pro. Passiamo all'altra parte della cattedra, perché possiamo magari provare a parlare anche ai docenti che ritornano a dover lavorare direttamente a un esame di maturità e forse ci arrivano con meno certezze del solito, meno certezze anche rispetto a quanto sono riusciti a preparare sugli standard che avevano in mente i loro studenti a questa prova. Però appunto, come si diceva prima, il percorso non è pari a zero, si è camminato, si sono fatte delle esperienze, magari anche attraverso la tanto discussa didattica digitale, che comunque non è stata pari a zero, tra l'altro in alcuni casi. E quindi allora la terza domanda che le voglio fare è questa. Di fronte a questa seconda parte dell'anno, a questo secondo quadrimestre, che cosa i docenti possono guardare per aiutare, su che cosa possono puntare i docenti per aiutare i loro studenti a prepararsi alla prova di italiano? Che cosa quindi dal lato del docente si può fare, sia a livello motivazionale, sia a livello proprio così, scendendo in aspetti didattici, per sostenere anche la possibilità che, e questo sarebbe bello, che affrontare la prima prova non sia semplicemente un dazio da pagare, le forche caudine sotto cui passare, ma sia invece un'ultima occasione formativa che la scuola italiana offre. Perché mi sembra che questo spesso è messo in secondo piano, ma che invece sia, mi sembra che sia invece un elemento interessante da tenere in considerazione. Sì, non c'è dubbio, ma vorrei esortire a proposito della didattica a distanza, confermando quello che lei diceva, cioè le criticità della didattica a distanza sono state evidenti nella superiore, di una scuola superiore di primo grado, e sarebbero evidenti nella primaria, dove si è cercato di evitarla. Perché il vero limite della DAD sta nel fatto che viene meno la socialità tra studenti, naturalmente, ma con studenti e insegnanti. Non è la stessa cosa parlarsi attraverso uno schermo. L'altro limite, però, è un limite questo che incide soprattutto sulle coorti anagrafiche più giovani, naturalmente. Qui stiamo parlando di ragazzi abbastanza grandi che hanno altre possibilità di incontrarsi, appunto, di socializzare. L'altro limite, invece, questo proprio didattico, è la minore facilità della valutazione. Io sento dire anche di interrogazioni in cui gli insegnanti chiedono di rispondere bendati, insomma è chiaro che questo è un po' una sconfitta didattica, perché controllare che non si copia è doveroso, però ricorrere a questi mezzi naturalmente è un po', credo, umiliante per lo stesso insegnante che eventualmente vi ricorre.
Detto questo, quindi la DAD in una scuola superiore di secondo grado può aver dato anche risultati positivi, comunque pienamente accettabili. Insistendo sulla, diciamo, mancanza di una valutazione efficace, credo che i mesi che ci separano dal traguardo finale, forse l'insegnante dovrebbe insistere proprio su questo. In che modo? Bene, i modi consueti, ma forse ne aggiungerei un altro che secondo me è molto efficace e può essere, anzi deve essere, direi, svolto a distanza. Quello di procurarsi un compito svolto in un'altra città, così siamo assolutamente certi dell'anonimato, e di correggerlo insieme ai ragazzi per far vedere che cosa funziona eventualmente e che cosa non funziona. Questo secondo me è un meccanismo molto educativo, perché un limite di una possibile correzione di una prova scritta, in particolare di una prova scritta di italiano, sta nel fatto che, comprendo naturalmente, ma insomma, che qualche volta si scrive una linea ondulata intorno alla mezza colonna scritta e si dice detto male. Sì, però bisogna capire perché. Questo è un po' tutto lì. Naturalmente ci sono insegnanti che al polo opposto riscrivono tutto, e poi però vanno incontro ad una mortificazione che capisco benissimo perché lo studente guarda il voto, poi finisce lì la cosa. Allora, quello di dedicare qualche attenzione a questo commento pubblico in cui si possano ci si possa procurare facilmente compiti molto buoni, appena sufficienti e scadenti, e vedere perché non funzionano, quante sono le cose che non funzionano, secondo me può essere un buon esercizio abbastanza facile perché l'anonimato, ripeto, è garantito semplicemente passando da una scuola ad una di un'altra città. Mi pare davvero un buon consiglio che oltretutto ha questo vantaggio di far passare lo studente anche dalla parte del revisore del testo, Certo. perché poi spesso quello che manca ai nostri studenti è anche una capacità di riguardare con un po' di autocritica al proprio testo. Un'autocritica che di per sé non voglio dire che debba essere sempre devo trovare quello che non va, ma devo capire anche quello che funziona. A volte si consegna un compito e lo studente non ha colto non soltanto quello che non va, ma anche quello che funziona di quel compito. Mentre sarebbe un tesoro importante portarsi a casa quello che funziona per poter magari anche in futuro riprodurre o, come si diceva all'inizio, anche capire perché un testo letto risulta efficace alla nostra, come dire, Certo. alla nostra mente, ecco, diciamo così. Allora, l'ultima domanda che volevo farle è riferita ai dirigenti scolastici, perché i dirigenti scolastici sono trovati come tutti in mezzo alla bufera di questa pandemia e adesso che ci si augura di andare verso una stagione migliore, poi si troveranno a giugno a dover presiedere la maggior parte di loro tante commissioni d'esame, peraltro essendo anche l'unico membro esterno, perché ricordiamo che da quello che si intuisce, ma non penso che cambierà questo, le ordinanze ministeriali prevederanno una commissione costituita da 6 membri interni e l'unico membro esterno è un presidente a cui sono affidate 2 sottocommissioni, cioè 2 classi. Quindi ha il compito di comunque coordinare l'attività dei docenti del consiglio di classe e quindi anche di guidarli tra scritto e colloquio nella valutazione e direi anche in quell'aspetto della valutazione che è la valorizzazione delle competenze dello studente. Abbiamo citato anche prima, l'ha fatto lei, il PCTO, cioè l'alternanza scuola-lavoro e l'educazione civica. Allora, anche qui, seppur più brevemente, magari, che consiglio possiamo rivolgere a questi dirigenti scolastici che hanno, ecco, forse l'ultima osservazione che ha fatto mi è utile, che hanno però anche questa opportunità importante. Io almeno, sia da docente che da dirigente scolastico, l'ho sempre trovata utile, cioè il fatto di andare in un'altra scuola, di andare in un'altra scuola e vedere che cosa accade in un'altra scuola,
accogliere degli studenti, una cinquantina di studenti, per quell'ultimissimo tratto che si chiama esame di maturità. E ho sempre portato a casa un beneficio dall'essere presidente o commissario dell'esame di maturità da questo punto di vista. Ecco, magari anche su questo ci può dare una mano a esprimere un giudizio più profondo sul perché ci si può guadagnare qualcosa da questo. Dunque, intanto il dirigente proprio per sua natura ha una funzione di, diciamo, governare un insieme di persone, un insieme di docenti, assicurando che il lavoro sia il più possibile sereno, cioè tenga conto di tutte le variabili in gioco. Insisto sul fatto che una variabile importante, 50% mi pare, non 40% come sembrava fosse fino a pochi giorni fa, è assicurata dal comportamento scolastico, non solo scolastico, tenuto dagli studenti in precedenza. Questo il principio è sicuramente giusto, quindi si parte da questo investimento. Però la funzione del dirigente è particolarmente delicata nel far sì che gli interventi sulla correzione degli scritti siano sufficientemente equilibrati, si tenda cioè a evitare i due possibili eccessi che sono il totale lassismo, quod scripsi scripsi, anzi quod scripsit scripsit lo studente, e quello dell'inutile accanimento su fatti che non sono significativi, come direbbe il nostro presidente della Corte Costituzionale amato, andare a cercare il pelo nell'uovo. Ecco, evitare questi eccessi che ci possono essere per la prova di italiano, naturalmente anche un po' per la seconda prova. Persino la prova di matematica non è un problema di calcolo a quel livello, è un problema di ragionamento, e quindi che questo ragionamento sia condotto secondo una prospettiva di rispetto della logica, anche se per caso ci sono stati degli inciampi nel percorso. Quindi è una funzione molto importante, alla quale però mi sentirei di dire per la quale i dirigenti hanno una naturale vocazione, se non l'hanno avuta nel momento iniziale, certamente l'hanno acquisita sul campo. Quindi su questo sarei assolutamente sicuro. Perfetto, grazie, mi sembra che siano anche degli auguri importanti quelli che in qualche modo ha offerto alcuni consigli a studenti, docenti e dirigenti scolastici, perché da un lato mi sembra di dire questo, abbiamo bisogno del tornare a una piena normalità. Abbiamo bisogno di far tesoro dell'esperienza comunque di questi anni difficili e quindi forse dobbiamo un po' aiutarci tutti a cogliere l'occasione di un esame come l'occasione di una verifica. E non si tratta, diciamo così, di una verifica che intende dire tu vai bene e tu vai male, ma che vuole, come dice il termine, far venire fuori il vero, cioè quella che è la verità di un percorso di apprendimento, in modo che anche allo studente si possa consegnare al termine di questi 13 anni di presenza a scuola comunque una immagine, realistica del percorso, svolto e di quello che è il bagaglio che lo studente poi si porterà nel proseguo del suo percorso di studio, di vita, e di lavoro. Questo vale anche per chi concluderà magari i suoi studi dal punto di vista, diciamo così, formale con la conclusione della maturità, ma sappiamo benissimo quanto il lavoro oggi continui in qualunque campo a chiedere una continua applicazione e rinnovamento e studio. E quindi la maturità può essere, diciamo così, il primo di una serie di esami e anche una conclusione costruttiva con il carico emotivo giusto che deve avere del percorso di studi. E con questo veramente ringrazio di cuore per le parole, per l'efficacia delle parole che Luca Seriani ci ha offerto in questa breve intervista. Grazie mille, davvero di cuore. Grazie a lei e a tutti. Bene, adesso passerei alla seconda parte del nostro webinar,
Il dialogo con Daniele Gommarasca, dicevo, preside della scuola secondaria di primo grado La Zolla di Milano, e a Daniele ho chiesto appunto, di raccontarci che cosa vuol dire per lui lavorare sul curriculum di scrittura dei 3 anni della scuola secondaria di primo grado, da una parte, e dall'altra che occasione può essere ancora l'esame di Stato all'interno del percorso formativo dello studente, da una parte, ma anche come verifica sia per il docente che per lo studente del percorso fatto in italiano in particolare, e poi, diciamo così, in modo trasversale, interdisciplinare in tutte le discipline. Daniele, a te la parola. Grazie molte Paolo per l'invito. Sono molto felice di mettere, come dire, a sistema l'esperienza che faccio innanzitutto di insegnante, avendo a che fare con studenti tra i 10 e i 21, 20, 21 anni, diciamo così. Quindi anche oltre la maratona dei 13 anni della scolarizzazione, ecco, ho cercato in questi ultimi tempi, da quando mi occupo preliminarmente di scuola secondaria di primo grado, di cercare di mettere nel cuore di questo percorso di maratona alcune attenzioni che possano poi portare frutto, evidentemente anche negli anni della scuola superiore. Ho preparato una presentazione che condivido, strutturata in due parti. La prima contiene un piccolo quadro di riferimenti teorici su come concepire l'insegnamento di italiano, che desumo in larghissima parte da alcuni degli scritti mirabili del professor Serianni, e poi forse la parte più interessante, anche perché è oggetto di una mia personale ricerca continua. Proporrò alcuni esempi proprio dalla prima media in avanti di come, diciamo così, declinare l'attenzione teorica nel lavoro proprio di insegnamento della scrittura. Condivido dunque vediamo se funziona, poi datemi cenno. Sì. È partita la Ok, presentazione. perfetto, perfetto. Si vede. Perfetto, adesso dovrebbe essere anche grande. Quindi i due aspetti che mi interessa declinare, dicevamo, sono il primo, il fatto che l'insegnamento dell'italiano è uno. Chi ha insegnato, insegna alla scuola media, sa che una delle domande più ricorrenti dei ragazzi è: ma oggi c'è epica, c'è narrativa, eccetera, eccetera. Come se appunto si corresse il rischio fin da subito di non far dialogare fra di loro all'interno del medesimo insegnamento le parti grammaticali, le parti di apprendistato della retorica, della scrittura, eccetera. Dopodiché, appunto, dopo questo quadro, vedremo insegnare a scrivere, così come lo rivendo ai miei ragazzi con tanto di jingle di Impossible Mission, invece la nostra è una missione possibile. Allora, intanto, qui, qualora ve lo foste persi, l'ora di italiano di Serianni è davvero una pietra miliare per la riflessione, laddove in particolare restituisce all'insegnante, attraverso il multiforme, senza dubbio, insegnamento dell'italiano, quella che deve essere la sua attenzione prioritaria, ovvero quello di tanto nel parlato quanto nello scritto promuovere come adesione concreta, effettuale alla realtà dei fatti, alla realtà del dato, nell'alunno una espressione corretta ed efficace, il che passa attraverso il dominio progressivo di una tecnica. Naturalmente il grande trait d'union dell'insegnamento d'italiano, come cercherò di documentare, è anche la padronanza del lessico e la naturale curiosità dei ragazzi a tutte le età, per quel che concerne addirittura l'etimologia. C'è un modo facilissimo, già in prima media, per cattivarsi le simpatie dei ragazzi e, per esempio, spiegare loro quelli che sono
le origini e i significati profondi, per esempio, dei vocaboli scolastici. Uno impara che cosa vuol dire studiare veramente, o addirittura che il voto sarebbe quella promessa sacra che il docente fa, la promessa sacra che avrà cura dei suoi studenti. E poi lavorare sui, ci sono anche degli ultimissimi dizionari anche economici sulle parole un po' radicali, e d'altro canto puntare tantissimo sulla lettura, sulla scoperta, dice il professor Seriani, dell'universo letterario come invito, diciamo così, alla parola ben detta, ben spesa, quindi a un modello per esprimersi meglio, ma non solo, a quella parola che acuisce la riflessione personale, favorendo una prima organizzazione anche delle proprie idee. Nell'ambito del dialogo tra i licei, la scuola e l'università, mi è parso anche molto rilevante questo intervento di Bruni, che sottolinea un altro aspetto che diamo troppo per scontato, che i ragazzi hanno già da diverso tempo all'approdo alla scuola secondaria una discreta padronanza della lingua italiana, appresa i più, poi abbiamo anche i cosiddetti NAI, nuovi arrivati, eccetera, ma i più appresa col latte materno. Allora, è sempre bello nella prassi didattica dell'insegnamento di italiano e della scrittura far emergere a livello di coscienza quello che un ragazzo già usa inconsapevolmente, in modo da valorizzare il più possibile, diciamo così, un approccio, un'educazione linguistica che parta da da un vaglio sistematico e pieno di ragioni di un patrimonio che in una certa parte almeno un ragazzo già possiede. È solo prendendo coscienza di questo patrimonio che potrà arricchirlo. Analogamente a quanto detto, la scuola, ecco, in questo, promuovendo quella riflessione attiva attraverso le parole, fino ai significati, ai dati reali della realtà e delle cose tutte quante, direbbe Dante, ecco, facendo questo, introducendo i giovani al mondo dei significati, dovrebbe acquisire una, come dire, coscienza essa stessa del suo compito essenziale e anche, dice Bruni, di un certo orgoglio della propria funzione. Il tutto nella maniera il più possibile rigorosa. Ecco, bisogna anche vigere, credo, l'approccio alle belle lettere tipico di tanti insegnanti o di tanta scuola, per cui sul fatto letterario, sul testo letterario, dire, valgano più le divagazioni, da una parte, o per converso il biografismo che, diciamo così, rende il dettato poetico o letterario, frutto inevitabile di certe vicende personali, piuttosto che un'indagine, come dire, al di dentro dell'officina dello scrittore, andando a investigare quelle che, con felice metafora di Seriani, è la cassetta degli attrezzi, ovvero quegli strumenti, dice anche la grande scrittrice americana Flannery O'Connor, che sono nelle mani dello scrittore, ma sono nelle mani di qualsiasi parlante o scrivente, che però lì nel testo, ben fatto, agiscono con particolare efficacia in virtù di uno scopo ben chiaro. Ecco, la lettura di un'opera letteraria deve essere, dice Flannery O'Connor, certamente nel tempo un'abitudine, un piacere, ma deve passare attraverso una disciplina. Ecco, io tengo tantissimo, lo vedrete poi, ad insegnare ai ragazzi, per esempio, tutta la strumentazione della retorica. Essendomi accorto da studente di essere approdato di fatto quasi agli studi universitari di lettere moderne, senza aver fatto mai conti in modo sistematico su cosa fosse una metafora, su cosa fosse un'allegoria, ma per dire cose, diciamo così, potrebbero essere di dominio assolutamente comune anche a studenti di 11-12 anni. Si diceva dunque di una totale scientificità anche nell'ABC of Reading. Ezra Pound dice che, insomma, per conoscere, per studiare il fatto linguistico, anche mettere a sistema, a paragone, più scritti, la sensibilità altrui con la propria visione del mondo con quella dei grandi pensatori, occorre agire come uno scienziato. Attenta e diretta osservazione dell'oggetto, dice,
e continuo raffronto tra vetrini e campioni con una grande passione per, diciamo così, conoscere le cose, il dato così com'è, straordinario realismo, il professor Rigotti chiama fedeltà all'evidenza e poi il corretto ragionamento. Bene, è uso abbastanza comune partire in prima media dalla descrizione, cosa abbastanza, diciamo così, invalsa e forse neanche particolarmente apprezzata, anche se rimanendo a Flannery O'Connor, frase abbastanza vera, dice: è molto più facile per la maggior parte delle persone enunciare un'idea astratta, qualcosa di vago, anziché descrivere, quindi ricreare, cioè porre davvero davanti agli occhi anche di chi legge, un oggetto che si abbia davanti agli occhi. L'incapacità di dire ciò che abbiamo davanti agli occhi, figuriamoci come diventa drammatica o disperante laddove dobbiamo descrivere ciò che è invisibile agli occhi. Questo passaggio dello scrittore Pontigia, di Nati due volte, mi ha sempre colpito nella misura in cui è verissimo, non solo per l'esperienza amorosa a cui fa riferimento, ma qualsivoglia esperienza umana diventa fumosa, diventa inconsistente e lascia colui che l'ha provata ultimamente solo, nella misura in cui siamo incapaci di definirla con parole adeguate. Dice: c'è un modo sicuro per precludersi l'accesso mentale all'esperienza amorosa vissuta nel presente o rievocata, ed è quello di definirla con parole riduttive. Allora, su questo, già lavorare sulla descrizione è come dire mettere nelle mani degli studenti la possibilità di dire qualcosa di reale, di concreto, di estremamente vero, trascendendo, come dire, l'effimero, ora vado a Bruni, dell'io qui ora, e sul modello magari di scritti ben fatti, di descrizioni, autoritratti illustri, come dire, inscrivere se stessi e le proprie possibilità entro un filone più lungo, entro un filone più autorevole, più accreditato, che possa far fiorire appunto attraverso l'imitazione o magari prendendo le distanze da un modello il proprio talento individuale. L'ultimo passaggio, quello più decisivo, che desumo ancora da seri anni, da scritti sui banchi, importantissimo nel far dialogare tra di loro le varie parti, dicevamo, dell'insegnamento dell'italiano, far leva sul, soprattutto nel momento delle esercitazioni o dei compiti in classe, sul cosiddetto tema consegne vincolate, recuperando proprio nel momento della scrittura le conoscenze maturate in letteratura, in retorica, in storia della letteratura, anche in grammatica, eccetera, come cercherò di dimostrare. 2 anni fa, in uscita dal lockdown duro, prima media, niente, confermo la scelta della descrizione, ma trovo modo, i ragazzi si presentavano come si presentano oggi. Con solo visibili gli occhi, mascherati rigidamente, oggi un pochettino si transige sulla cosa, non si dovrebbe, ma comunque. Per cui ho chiesto loro di, in poche righe, presentarsi senza dire il proprio nome, tagliando varie striscette dei vari studenti, dei 28 studenti, che avevo poi distribuite per cercare di, come dire, se la descrizione fosse stata veramente adeguata, indovinata, tutti dovevano essere in grado di riconoscere chi l'avesse scritto, anche se, come dire, il naso, il sorriso erano ignoti ai più, tranne che allo scrivente o ai vecchi compagni. Beh, questo è un testo molto semplice in cui, come dire, ecco, ci siamo fin da subito presi sul serio, cercando di entrare nel merito di cosa c'era scritto veramente, tratti fisici, abitudini, tratti caratteriali, e che cosa rappresentava già magari uno scarto rispetto alla norma, o una comunicazione ordinaria o scevra di retorica. Per esempio, qui c'è il primo effetto sorpresa di questo testo molto semplice: questa ragazza di 11 anni, molto curata, che tiene molto alla sua immagine, giustamente anche dal divieto della mascherina, è la presenza della litote. Il naso è piccolo, né all'insù né a patata.
Ma comunque per quel che, come dire, ci interessa, abbiamo paragonato poi il testo e indagato attraverso un esercizio, una sorta di parallelo tra questa descrizione e il giovanile autoritratto manzoniano. Poi però ci si imbatte in un testo straordinario come questo. Sono una creatura umana, avevo detto loro, avevo dato facoltà anche diciamo, di nascondere se fossero maschio o femmine, con perifrasi, ecco, senza deformità, né nel corpo né nel cervello. Poi le formule di attenuazione, a parte il dente rotto che mi è stato spaccato ancora, anche se solo un pochino, da quella cretina di mia sorella. Ho i capelli bruni, le scarpe nere, tre cavigliere sulla gamba destra, la più anziana delle cavigliere ovviamente, quella blu, quella di mezzo con l'età è rossa, mentre la bebè è viola. Ho gli occhi verde bosco e le orecchie piccole, peso 31 kg, sono alto 104,6 cm. Non possiedo la barba, ho alcuni nei e dei peletti sulle braccia. Ecco, prendiamoci sul serio. Di fronte a un testo del genere non era al solo, rispetto, diciamo così, un po' anche, se vogliamo, la fissità di certe autodescrizioni, di certi autoritratti, qui bisogna seguire quello che è accaduto. E abbiamo iniziato a studiare insieme come mai questo testo facesse ridere, imparando che cos'è una perifrasi, il turpiloquio, l'aneddotica personale, o addirittura temi già di un certo livello come la sfasatura semantica del verbo avere, che regge come complemento e oggetti i capelli, per cui tratti fisici, ma anche dei possessi, scarpe nere, cravigliere, oppure anche qui l'utilizzo del possedere, non, come dire, seguito da un bene, ma anche qui da un tratto fisico, non possiedo la barba. La personificazione, la cavigliera bebè, e altre scelte straordinarie che ci hanno introdotti, al pari dei primi libri dell'Iliade che avevamo cominciato a leggere, nel mondo fantastico del linguaggio figurato, gli occhi verde bosco, e poi tutto l'aspetto di quelle precisazioni utili, come quel 0,6 cm, offerte come se fossero rilevanti. Di qui nascono i primi esercizi. Un altro straordinario testo inizia con la perifrasi addirittura religiosa, sono una creatura del Signore. Ecco, sulla base degli esempi precedenti e l'analisi fatta in classe, analizza la descrizione di seguito riportata da un altro compagno, sottolineando ed evidenziando con i giusti colori le scelte stilistiche e retoriche adottate e le fonti della pubblicità. E così è nato il lavoro che avete a destra, chiesto proprio come una delle primissime verifiche ai ragazzi, per cui ancora il linguaggio figurato, le sfasature semantiche, vedete che c'è la stessa strategia, ho una certa simpatia e ho ancora 10 anni, il turpiloquio, eccetera. E poi di qui un lavoro richiesto poi in proprio a ciascuno, il secondo lavoro di scrittura, descrivi con cura la tua cameretta, in modo da far emergere i tratti della tua personalità. A questo punto, avendole studiate, come dire, usate, diciamo, con una certa consapevolezza, ma magari non da tutti, magari senza conoscere il nome di queste strategie, la loro efficacia anche nel registro comico, inserisci, ecco il tema con segne vincolate, inserisci nella descrizione almeno una litote, almeno una domanda retorica e un'espressione figurata. Ecco qui, come vedete, la scrittura personale, ci prendiamo sul serio, genera altre forme di scrittura. Lo studio della retorica innerva il mio dir di me e del luogo dove vivo in modo impensabile prima. E poi è sempre bello due cose. Ricorrere da una parte alla didattica dell'errore. Questo è un primo esercizio, si vede poco, ma costruito proprio sui temi, sulla cameretta. Cercando di raccogliere gli errori più comuni fatti dagli studenti. È un repertorio di frasi, questo, l'abitudine è quello di farlo, costa fatica, ma vale tantissimo. Dopo ogni scritto, repertorio di errori, qui è la differenza tra né, per esempio, particella pronominale, né congiunzione, il secondo è la differenza tra affianco, il verbo affiancare, a fianco alla locuzione. Esercizio 3 sulla punteggiatura, in particolare l'uso totalmente fuori luogo che avevo trovato dei 2 punti. Ecco, a ogni scritto, guardate anche questo lavoro interessante sul riassunto, repertorio di errori, cambio
catalogati per tipologie, mancanza della fedeltà al testo, l'eccesso di informazioni, l'assenza, le ripetizioni, per cui la richiesta di lavorare sulle formule di sostituzione, sui coesivi, in direzione di un progressivo apprendimento attraverso l'errore. E poi da subito il lavoro fondamentale, tanto nel testo narrativo quanto, a maggior ragione, nel testo argomentativo, sui connettivi e le congiunzioni. Ogni volta che troviamo in un testo letterario, in una poesia o in prosa o in testi d'altro genere un'espressione, diciamo così, riconducibile alla grande, diciamo così, tradizione retorica, noi costruiamo, quello che chiamiamo l'album delle figurine della retorica, prima o poi lo realizzerò proprio con gli sticker. E insieme cerchiamo di sistematizzare che cosa abbiamo trovato, di che si tratta, qual è la sua efficacia e in quale ambito lo potremmo trovare. Analogamente si compie, Trédunion, lo dicevo prima, uno studio sulle parole. Per quella naturale curiosità, dicevamo che i ragazzi hanno per la lingua. Questo è un primo lavoro che avevamo dato, il primo testo letterario che avevo letto era. Testo molto famoso, racconto di Asimov, chissà come si divertivano, che racconta di fatto di una scuola senza la scuola, no? Una scuola erogata dai robot, per cui mi sembrava particolarmente calzante, vista la situazione di questo ritorno a scuola di 2 anni fa. E poi appunto tutta un'indagine, la fonte di destra è etimo.it, sito arcinoto, per farli ragionare su quello che è il significato, no? Per esempio di alunno, piuttosto che di insegnante, qui c'è il voto sacro, eccetera. Ecco, fino a parlare delle fino a spiegare loro competenza, le parole anche classiche della scuola, anche quelle su cui il legislatore giustamente insiste particolarmente. Ma non mi dilungo. Di qui anche abbiamo sconfinato, diciamo così, dall'aula scolastica alla comunicazione persuasiva per eccellenza, per quella della pubblicità. È stato bello qui vedere come gli strumenti della retorica operino anche negli slogan, nelle immagini pubblicitarie. E poi ogni ragazzo è andato alla ricerca, alla classificazione, alla lettura delle immagini, di una serie di immagini pubblicitarie. Anche qui non mi dilungo. Il testo narrativo poi lo abbiamo messo a tema attraverso intanto lo studio delle sue componenti fondamentali, cioè personaggi, luoghi, azioni situati nel tempo, e di qui il lavoro sul riassunto attraverso una indagine preliminare, diciamo così, fa un po' il verso, evidentemente ha un tono molto, una tonalità molto inferiore all'unità di tempo e di luogo di azione tradizionali, con l'aggiunta anche dei personaggi per far capire in che senso noi diciamo che una sezione cambia, individuando, diciamo così, il valore degli usi verbali, per esempio l'imperfetto indicativo, tipico di un tempo non precisato, l'utilizzo di espressioni come un giorno, non appena, o forme participiali che, diciamo così, ci aiutano a situare le azioni poi salienti della sequenza nel tempo. Di qui si può andare anche a fare cose più simpatiche ancora, per esempio il riassunto attraverso un tweet, dove appunto luogo, tempo, personaggi, azione, in un massimo di 140 battute, spazi compresi, devono essere totalmente preservate, vuol dire. Più che il sugo della storia, questo è l'essiccato della storia, potremmo dire, andando oltre Manzoni. Ma un lavoro molto interessante per vedere come all'interno del testo narrativo questi elementi imprescindibili debbano essere sempre presenti anche laddove lo spazio del dire si assottigli clamorosamente, come in questo caso. Anche qui interessante, si studiano poi i generi letterari, a me piace molto sia al biennio della scuola superiore, sia alle medie, l'approccio per generi, e anche qui proponendo sempre limitazione. Qui per esempio
ho chiesto agli studenti di scrivere una favola, mantenendo ferma una morale di un'altra favola originale di Fedro, mi pare che avevamo letto in classe, e di fronte a un testo terribile, insieme, come vedete non si riporta mai il nome di chi ha scritto eresie, ma insieme abbiamo cercato di capire perché questo testo non può essere classificato come favola, per cui in giallo avete l'infrazione alle regole del genere, poi rispetto a tutto l'apprendistato già dalla descrizione della cameretta messo in campo, lavoro sull'interpunzione, l'ortografia, l'uso incoerente dei tempi verbali che ci viene tanto da riassunto e poi tante altre cose che emergono, per esempio l'uso dei soggetti. Anche il testo successivo era una favola che non funzionava, mentre guardate un modello di verifica. Leggi attentamente il racconto, sono i due muri di Fedro, a quale genere letterario appartiene la storia che hai letto, perché elenca le caratteristiche del genere, apporre domande anche di studio, sai dire qualcosa a proposito del suo autore, ma poi sempre la domanda di scrittura. Inventa una storia al punto di che appartenga allo stesso genere letterario di quella che hai letto, quindi conoscenza della storia del genere, dei requisiti indispensabili, che comunichi il medesimo insegnamento. Usa almeno tre dei seguenti aggettivi: funesto, atterrito. Questo è tutto il lessico dei primi canti della Iliade omerica nella traduzione della Ciani. Inserisci nel testo una metafora. O ancora, lavorando sulla teoria dei generi letterari, la contaminazione, completa il racconto La botola di Ray Bradbury, inserendo nel testo almeno tre espressioni figurate e adeguando il registro linguistico a quello del grande scrittore, come per esempio utilizzando questo repertorio di verbi, nomi o aggettivi. Interessante, a un certo punto, in seconda, si può chiedere a un ragazzo di approssimarsi allo stile dello scrittore, con una descrizione, per esempio, omerica, con una narrazione alla maniera di Bradbury, per cui irta di linguaggio figurato, di metafora in particolare. E poi ragionando anche sul genere, con l'aggiunta del tuo finale, occorre adottare una nuova classificazione per il tuo racconto? Sei ricorso alla tecnica della contaminazione? Così i ragazzi che hanno scritto autoanalizzano, diciamo, dal punto di vista della teoria dei generi, la loro produzione. Sul linguaggio, sugli aspetti invece dell'argomentazione, qui, come dire, perché è l'ultima cosa di cui voglio parlare, bisogna subito mettere, come dire, l'attenzione su un aspetto, cioè se in classe non abbiamo mai dato ai ragazzi lo spazio, innanzitutto, di poter dire la loro, ecco, la dico male, ma la dice bene Dante quando di fronte a Beatrice, di fronte alla sua curiosità, Paradiso 2, sulle macchie lunari, si sente rispondere con un invito a dire la sua, ma dimmi quel che tu da te ne pensi. Ecco. Se la nostra aula non diventa l'alveo in cui l'intrapresa personale di riflessione, di giudizio, di mossa affettiva, di mossa ragionativa non ha luogo, ecco, difficilmente poi nel momento della scrittura del tema ci sarà spazio lì solo magicamente per mettersi a pensare e ad argomentare. Allora, al di là del fatto che qui avete per esempio una delle lavagne in cui riflettevamo su alcune poesie fatte in seconda media sull'orientamento, vedete che sono appuntati i nomi, questo è il mio verso sempre di chi è intervenuto e degli appunti che ho preso rispetto ad alcuni passaggi del testo. Ma prima ancora è mia abitudine offrire ai ragazzi sistematicamente, vedete qui per esempio di fianco, dei testi letterari, anche poetici, senza alcuna mia introduzione. In modo tale che, come dire, si ingegnino a capire loro, lavorando appunto di memoria rispetto alle loro conoscenze, muovendosi tra famiglie di parole, tra parole corradicali, pervengano la comprensione di un testo senza, diciamo così, subirne la lettura e l'interpretazione di un altro. Questo è, per esempio, un testo che si presta benissimo, Valentino di Pascoli, per cui non dico io cosa sono le brocche, sono in quel caso voce popolare dei rami.
o il ciocco, eccetera, eccetera. Ecco, ma dimmi quel che tu da te ne pensi. Notate poi su quest'altra poesia come le osservazioni dei ragazzi, la poesia, magari poi io lo innervo, questo pervaso penso sia mio, ecco, da un senso di tristezza, di malinconia. C'è un desiderio di felicità che dispone il poeta alla ricerca di qualcosa che però sfugge. Ecco, notate come semplicemente dopo aver raccolto le osservazioni dei ragazzi, io le ho messe un po' in ordine, mettendo tra l'una e l'altra i connettivi. Perciò il testo sottolinea, come già in nebbia, il ruolo chiave dei verbi in percezione. Tuttavia, seguendo l'osservazione aggiuntiva, al contrario, eccetera, eccetera. Ecco qui quindi l'avvio, vedete, la scrittura argomentativa avviene oralmente, raccogliendo le osservazioni intelligenti dei ragazzi che sono messi alla prova a sviscerare personalmente anche la verità, il significato di un testo letterario. E insieme una sorta di dire, scrittura a più mani, a più sensibilità, a più intelletti, inizia a emergere l'embrione di quello che è un commento di stampo saggistico. L'altra cosa fondamentale che ricordava Seriani anche nella sua intervista è non solo gli errori, a volte è fondamentale, diciamo così, far vedere ai ragazzi perfettamente, sia con la penna verde, non solo con la penna rossa, la penna verde quando si corregge, ma anche a tutti gli esiti felici. Questo è per esempio uno degli ultimi lavori che abbiamo fatto a metà della seconda media, rispetto al commento di stampo saggistico, per cui c'è qui il repertorio degli testi ben scritti da alcuni ragazzi, una sorta di centone. Chi ha presentato bene il contenuto informativo del testo, qui i passaggi in cui sono state spiegate bene alcune scelte tecniche dello scrittore, o linguistiche, o retoriche, o metriche, e poi fino ad arrivare all'avventura dell'interpretazione. Ecco, quindi non solo un repertorio di errori, ma anche un repertorio di scelte indovinate. L'altro aspetto su cui si può lavorare nell'argomentazione è evidentemente lo studio di testi argomentativi ben fatti. L'Iliade in questo funziona benissimo, per esempio qui studiavamo dal nono canto il valore della domanda retorica in un'argomentazione o il valore dell'exemplum, che statuto dicevamo nella forza con cui spinge chi legge o chi ascolta l'identificazione, fino a mettere poi a tema, questo alla fine della prima media, progetto matita, mettiamo a tema il tema argomentativo, cercando di spiegare come ci si muove di fronte a una traccia, quali sono i passaggi di lavoro, e poi in una, diciamo così, in una gradualità, in una sorta di marcia di avvicinamento, in cui, per esempio, il primo tema argomentativo vero e proprio della prima media sulla valutazione di un anno, finalmente un anno di scuola, a parte qualche quarantena, valorizzando subito qual è il cuore del discorso argomentativo, la presenza di una tesi, ovvero di una risposta sintetica all'insieme delle sollecitazioni della traccia. Se la traccia chiede un giudizio sull'anno appena trascorso, valutando le sue difficoltà, io posso dire che sono stati, al momento della scrittura, 180 giorni di, ecco, completa il titolo, tanto sono stati davvero commoventi quelli che, come dire, non certo per ringraziarsi il professore, ha detto di felicità, di paradiso, di gioia, di amicizia, delle cose meravigliose di cui veramente si era sentita enorme mancanza nei tanti mesi trascorsi a casa. E poi appunto ci si arriva anche qui attraverso delle prove, scrivi almeno 10 affermazioni vere intelligenti sul testo, avendo spiegato che intelligente chi sa leggere dentro. Gli ingredienti del commento di stampo saggistico, ci devono essere, questo è un testo che abbiamo scritto insieme in una classe terza, un testo collettivo, citazioni dirette del testo, aspetti metrici, linguistici, spiegazione della lettera delle scelte del poeta e l'interpretazione con le formule di attenuazione. Questo è un altro approccio al testo argomentativo, insomma, mi sembra che con tutto questo procedere andiamo molto nella direzione delle tre tipologie, diciamo così, ribadite anche per quest'anno, già individuate
individuate nel 2017, quindi testo narrativo descrittivo, testo argomentativo, compressione, sintesi di un testo, quindi c'è letterario, divulgativo, scientifico. Non so, io di mio vedo più il divulgativo scientifico come prova da destinarsi al appunto saggi, come forse sottolineava anche Seriani, più alla prova di maturità, attraverso la lettura degli editoriali, dei saggi sulla divulgazione, ma anche, diciamo così, le indicazioni per le tracce dell'esame di Stato. Diciamo così, analisi e interpretazione di un testo letterario italiano della scuola secondaria di secondo grado, collima molto col percorso che ho cercato di individuare, con l'approdo, diciamo così, di metacorso della prima prova dell'esame della scuola media. Diciamo così, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. Chiudo con degli esempi, per esempio, tipologia A, appunto, che per le medie, visto che alle superiori le tracce arrivano, testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, scrivi una pagina di diario in cui racconti un'esperienza vissuta in questi 3 anni di scuola media, significativa per la tua crescita nella conoscenza e come persona, poi diciamo la tipologia A è tutto sommato il tema nazional popolare, salvavita. Comunque, immagina di scrivere una lettera a un destinatario a piacere per raccontargli il meglio del cammino di scoperte che hai compiuto la scuola media. Soffermati se credi su un particolare, in particolare su un esempio paradigmatico, un libro, una serie di lezioni, un laboratorio, un'uscita didattica, in cui si racchiuda tanto della strada percorsa, oppure altra situazione comunicativa, altro interlocutore, questa volta plausibilmente reale, il preside della scuola superiore che hai scelto ti convoca nel suo ufficio per conoscere il cammino che hai compiuto alla scuola media. Dopo un rispettoso saluto, senza esitazione, gli racconti che. Tipologia B, invece, il testo argomentativo, il primo sui poemi omerici, pur così lontani del tempo, danno voce ad alcune esigenze perenni dell'animo umano, eccetera. Pensi che quei valori siano solo da rimpiangere, quali ti hanno colpito, oppure anche due testi che partono da una citazione, secondo un bellissimo passaggio di un'intervista di Foster Wallace sul valore della lettura, cui si chiede quali libri, quali racconti, quali poesie hanno detto davvero qualcosa alla tua vita, divenendo così termine di confronto e possibilità di una crescita personale. Ecco, faccio solo notare, anche rispetto alla domanda giustissima di Paolo Maino, che bello poter vedere un ragazzo che nel momento della scrittura della prova, veramente lì, in modo più limpido che altrove, prende veramente coscienza del cammino che ha fatto. Vedete che tutte queste tracce cercano di promuovere questo passo di coscienza personale, questa capacità fondamentale di guardare a sé come qualcuno che ha fatto una strada. Ecco, e di cosa sia fatta quella strada, di quali passi importanti. L'ultimo testo, invece, passaggio pirandelliano dei 6 personaggi, sul tema del coraggio di manifestare se stessi e la propria personalità, il tema della maschera, che è sentitissimo in terza media. Poi 3 testi, qui io ho risparmiato l'elenco dei testi letterari o critici che avevo posto da commentare. Primo, grande classico, la poesia di fronte alla prima guerra mondiale, attraverso il confronto con uno o più testi, cerca di mostrare come la generazione dei poeti soldato, più in generale dei poeti che hanno vissuto a quei tempi, abbia cercato di difendere la propria umanità dagli orrori della guerra, tra Rebora, Sbarbaro, Ugaretti, naturalmente, eccetera, una serie di testi, anche se seconda traccia, il classicismo, bellissimo passaggio. Il testo di Dalì significava integrazione, sintesi, cosmogonia, fede, luogo di frammento, esperimento, scetticismo. Ecco, alla luce di questa citazione guida, presentare uno di più te o uno o più testi di seguito riportati, cercando di capire il nuovo statuto del poeta nella modernità, appunto, come di colui che va in ricerca essenzialmente di una verità che manca, posto che ci sia. E poi l'ultimo, una serie di testi pirandelliani, attraverso il confronto con uno o più testi, presenta i temi salienti dell'opera di Luigi Pirandello, evidenziando, se lo crede opportuno, ancora, vedete, la loro attualità, certo, ma soprattutto la vicinanza
alla tua esperienza. Ecco, io qui interrompo la mia condivisione e chiuderei, perché sono andato ben oltre quello che mi era stato indato come tempo, ma ci tenevo come a far vedere che tanto della direzione è data da quello che accade, dall'interlocuzione costante dei ragazzi. E un gusto argomentativo, un gusto critico, oso dire, viene se si, è, se si alimenta in classe, cioè innanzitutto se diamo loro spazio per esserci, per dirsi, ma attraverso, diciamo così, una padronanza progressiva di quelli che sono gli strumenti in gioco, linguistici, retorici, eccetera. Grazie. Grazie mille davvero Daniele per il tuo intervento. Sì, volevo, hanno chiesto le slide e poi dopo le metteremo sul sito in modo che possano essere anche un oggetto di osservazione un po' più, di lettura un po' più approfondita, anche per la ricchezza di quello che ci hai presentato. Come adesso non ci sono domande, non vorrei neanche andare troppo in là, perché poi siccome webinar di questo tipo funzionano bene se stiamo dentro una certa tempistica, sennò poi dopo non ce la facciamo. Però voglio fartene una io, e cioè ti ho presentato un lavoro veramente molto, molto interessante, il primato dell'esperienza di quello che accade in classe, il primato anche di una libertà che si lascia allo studente di dire di sé, di dire anche di una reazione rispetto a quello che accade, qualunque sia il fatto, sia un fatto letterario e un fatto così come lo concepiamo noi, del fatto che sono caduto, mi sono fatto male e devo commentare questa cosa quando entro in classe perché ci sono sbucciato, ok? Ma può essere invece anche purtroppo fatti di portata mondiale come quelli che stiamo vivendo in questi anni e che ogni generazione vive del resto. Però mi piaceva anche chiederti, nella tua veste di preside, cioè nella tua veste di colui che poi è chiamato a una visione d'insieme, che cosa, come dire, che cosa ti senti di dire ad altri dirigenti scolastici rispetto a questo lavoro? Perché io devo dire questo, che ho visto tantissime questioni di carattere interdisciplinare e tantissimo lavoro di carattere verticale. Mi sembra che questo c'entri con un'offerta formativa che sia realmente, diciamo così, vissuta, condivisa da un collegio docenti e su cui si possa fare, come dire, un certo tipo di lavoro, di work in progress e di verifica in itinere, no? Quindi ci sono degli aspetti di management scolastico anche in scelte di questo tipo. Ora, mi piaceva che nella tua veste di preside ci potessi dire anche velocemente qualcosa su questo. Io, guarda, ti ringrazio molto della domanda, perché credo che noi stiamo cercando di fare dell'invito di Beatrice una sorta, l'abbiamo chiamato la pedagogia dantesca, per cui da applicarsi davvero a tutte le discipline. Pensiamo anche alla didattica a distanza. Il prof. Seriani ricordava i bendaggi degli studenti. Ma perché noi ci accontentiamo troppo spesso di richiedere agli studenti di ripetere qualcosa che noi sappiamo, non abbiamo mai il coraggio di porre a loro delle domande, magari anche quelle a cui nemmeno noi sappiamo, come dire, rispondere in modo esaustivo. E invece ragionare con gli studenti in qualsiasi materia, diciamo così, rendendo davvero l'ora di lezione, indipendentemente dagli oggetti e dai metodi disciplinari, un laboratorio di sensibilità, di intelligenze, certamente condotto magistralmente dal docente, ma aperto all'accadere di una novità. Questo funziona straordinariamente. Faccio solo questo esempio. Quando noi in tutte le discipline, i primissimi giorni di scuola, chiediamo al ragazzo, magari quello che abbiamo visto particolarmente sveglio a lezione, a settimana, cosa ne pensi di quello che hai appena sentito? Ecco, tutti rimangono spaesati. Primo perché questa domanda forse non se la sentono rivolgere mai. E poi obiettano, no, ma prof, ma io non ho ancora studiato. Allora lì bisogna chiarirsi. E io non ti ho chiesto di ripetere quello che ho detto, anche perché l'ho detto, e quindi può essere sufficiente. Voglio sapere tu dove ti situi qua dentro.
Allora, ma dimmi quel che tu da te ne pensi, poi per carità si fa seguito anche una spiegazione che sostiene, che eventualmente corregge, che integra, che mette insieme i vari punti di vista. Questa però funziona in tutte le discipline e frutta tantissimo in termini di attenzione, in termini di partecipazione, di crescita delle conoscenze, delle competenze, dove la competenza etimologicamente è che ci muoviamo tutti insieme. Attraverso la forza del domandare, dell'aderire di ciascuno. E questo va visto, deve diventare esperienza. E poi, evidentemente, io non ho mai richiesto ai miei docenti, neanche a quelli di lettere, appiattirsi su quel che piace a me, sulle mie letture. Però di condividere il metodo, sicuramente sì. Nel non, come dire, investire i docenti, come ho fatto io oggi, di troppe parole, ma nel lasciare che invece venisse fuori da loro il cuore della questione. D'altra parte, se tutto quello che sappiamo e diciamo non rinasce, si sviluppa attraverso l'acutezza maggiore della nostra, che diventa un po' spuntata ogni anno che passa dei giovani, la conoscenza si spegne. Grande Ezra Pound dice: dovremmo utilizzare gli studenti come sentinelle in avanscoperta. Ecco, questo è quello che chiedo ai miei docenti, assieme a una solidità di preparazione, evidentemente. Poi, appunto, siamo partiti dalla lealtà nei confronti dell'oggetto, non è che vale tutto di fronte al dato, però vale tantissimo se tu ti poni a guardarlo veramente o no. Perfetto, sono assolutamente d'accordo, soprattutto perché mi pare questo, che ci stai indicando un metodo. Ovviamente tu l'hai esemplificato, l'hai detto bene, è una sottolineatura giusta attraverso un'inclinazione, e questa ognuno ha le sue, come dire, tu hai i tuoi testi, io posso avere i miei, e uno può essere un dirigente scolastico, un preside che viene da altre tipologie di materie e quindi ha un altro tipo di pallino, perché magari ha un altro tipo di formazione. Ma al netto di questo è interessante quello che tu sottolinei come verifica di un cammino, come rischio di quel passaggio dall'implicito all'esplicito, che è sempre un'avventura. E può essere un'avventura se noi, come presidi, noi come docenti, concediamo al ragazzo, allo studente, la possibilità che lo sia, qualcosa che deve avvenire, che si deve compiere, no? Come dice l'etimologia della parola avventura, cioè sono le cose che sono destinate a avvenire, ma uno si deve mettere in un moto, in un movimento, no? E allora si cammina insieme in questo metodo e verifica. Mi sembra che il dirigente scolastico abbia da un lato il compito di condividere col collegio docenti quella che è magari l'obiettivo dell'anno, quali sono i passaggi, e poi dopo andare a verificare con i propri docenti come questo sta avvenendo o come ci si sta discostando. E non necessariamente discostarsi è un male, potrebbe essere la scoperta di una rotta che deve essere meglio raddrizzata, oppure potrebbe essere la scoperta di un'isola più interessante verso cui dirigersi. Se questo emerge dall'esperienza, non è schizofrenia, ovviamente, ma è, come dire, la scoperta di un passo in più che si può fare, no? E questo è molto interessante. Daniele, io ti ringrazio moltissimo perché hai veramente condiviso un tesoro di esperienza ricca. Io insomma ti conosco da tanti anni, ma mi hai stupito in tante cose che hai detto e che hai condiviso. Questo è, insomma, è un report mio, ma ci tengo tanto. E questo è utile, e poi mi sembra che il tuo lavoro si sia ben unito con le osservazioni, diciamo così, solo apparentemente più cattedratiche di Seriani, perché poi Seriani è stato capace di scendere su di livelli molto concreti. E d'altro canto, mi sembra che il metodo che tu hai indicato
è un metodo che vale per il primo ciclo, ma che vale, mutatis mutandis, esattamente per il secondo ciclo e per il lavoro del curriculum di scrittura del secondo ciclo. Sicuramente vale per il biennio, dove il tempo per far lavorare gli studenti sulla scrittura è tantissimo, e dove la ricaduta di quel lavoro di scrittura è realmente interdisciplinare, aiuta il docente di scienze, aiuta il docente di fisica, aiuta il docente di arte nella creazione di testi orali, magari argomentativi, espositivi efficaci, ma magari non soltanto orali, e bisognerebbe forse avere il coraggio di ridirselo, di continuare a lavorare su questo anche nel triennio. Sicuramente nel condividere letture importanti o occasioni di confronto, come le indicava lo stesso Serianni, invitando al lavoro singolo lo studente, al lavoro singolo il docente e a un lavoro assieme studente e docente. Bene, direi che possiamo chiudere qui. Come ho già detto, il primo webinar è già disponibile sul sito disal.it, lo trovate anche a partire dal banner che gira con le 5 news più importanti. In questi giorni sistemeremo e faremo il montaggio anche di questo video, e il professor Gormarasca ci girerà le sue slide, le pubblichiamo in formato PDF sul nostro sito. E poi vi ricordo la possibilità di, nel caso di domande, questioni, di porle anche a segreteria@disal.it, e per chi fosse interessato, è giusto che ci sia anche questa indicazione, c'è sempre la possibilità di iscriversi a Disal e di condividere un cammino sia per dirigenti scolastici che per docenti che a livello di sistema possa aiutare le nostre scuole e la nostra scuola italiana. Grazie a tutti.